Natale è arrivato, è il momento del Torrone nocciolato. grande! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, quindi Ciao a benvenuti qui. tutti e benvenuti nella Brava, nostra cucina brava. virtuale di Natale. L'ennesimo Oggi torrone. un buon torrone. L'ennesimo torrone che veramente sapete tutti, sapete fare tutti, quindi basta. Non è vero, è un torrone buonissimo, è Cioè? tipo gli Zanzibar, ma più buono. È un torrone morbido alla nocciola, con crema di nocciola. Io ci ho splattato dentro la Ma Nutella, questa è una cosa però è buonissima. una cosa fenomenale. Vedrete che il vostro Natale sarà caratterizzato da questo torrone. Provare per credere, come diceva qualcuno che vendeva materassi qualche tempo fa. Non mi... No, No, era cucine, cucine, cucine. cucine. Provare per credere. Provare. E allora spostiamoci. Ah, vendeva cucine, quindi perfetto. Provare per credere, quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere il torrone nocciolato come si fa. Ed ecco l'occorrente per il torrone alla gianduia. Il simil Zanzibar per intenderci. Allora, 300 g di nocciole. Io le ho già infornate, ben abbrustolite e tolto la pellicina. Poi 200 g di cioccolato fondente, 500 g di cioccolato bianco, se prendete questo qui, i blocchi di cioccolato bianco semplici. Mentre ve ne suggerisco io 600 in totale di cioccolato bianco, ma comprando la cioccolata, quella con le nocciole dentro, che così vi toglie un bel po' di lavoro nella miscelazione del cioccolato, della nocciola col cioccolato. E già dentro potete anche omettere questo passaggio. Io li metto tutte e due per farvi vedere la ricetta completa. Io ho 400 g di Nutella. Iniziamo subito. Iniziamo con far fondere, io userò il microonde, i 200 g di cioccolato fondente. Mentre il cioccolato fondente fonde, in un contenitore abbastanza ampio, io metto i miei 600 g di cioccolato bianco. Io ne uso 600 perché molta parte del cioccolato bianco è occupato dalle nocciole, quindi ho messo 500 g di quella con le nocciole e 100 g in purezza. Dopo 60 secondi il mio cioccolato è bello cremoso, non è totalmente liquido, è cremoso, spalmabile direi. E proprio questo dobbiamo fare. Prendo uno stampo per plum cake, un pennello da cucina, verso metà del mio cioccolato all'interno dello stampo e, aiutandomi con il pennello, fodero il mio stampo con il cioccolato fondente. Faccio da prima uno strato sottile e lo faccio rapprendere in freezer per pochi minuti. Una volta rassodato l'interno, verso molto velocemente la rimanente parte di cioccolato, con la spatola, ma anche col pennello, con quello che avete a portata di mano, stendo ben bene, preferisco col pennello, stendo ben bene tutto il mio cioccolato e pongo nuovamente in frigorifero lo stampo a rassodare. Adesso metto i 600 g di cioccolato a fondere nel microonde. Il cioccolato bianco ha un punto di fusione molto più basso di quello nero, quindi state molto attenti a non bruciarlo. Andate spessissimo a vedere in che condizioni è il vostro cioccolato nel microonde. Se lo fate a bagnomaria avrete un buon controllo. Una volta sciolto tutto il cioccolato bianco, uniamo i 400 g di Nutella. Questo darà il morbido e il sapore di gianduia al nostro torrone. Fatto ciò, versiamo anche le nocciole e amalgamiamo il tutto. Ecco
Arriva! Jingle bell, jingle bell. Questa sì che è una nevicata che ci piace. Sbattiamolo e poniamolo a solidificare in frigorifero per almeno 3 ore. Ci vediamo dopo. E ora è il momento della verità. Verrà fuori il torrone dallo stampo? Secondo me no. Neanche secondo me. Ma noi ci proviamo. Ok, proviamoci, va? Rompiamo gli indugi. Voilà! Ma non è fatta! Siamo rimasti... Aspetta, sono rimasto malissimo. Come? Perché non c'è stato lo sforzo? Che lo sforzo sia con me. E quindi dai, adesso... su un bel piatto natalizio. Ed eccolo il nostro torun. Ma adesso lo dobbiamo tagliare, ragazzi. Che ne dite? Che bello! Che ne dite? È così duretto perché è appena uscito dal frigorifero. Fatelo stare 5 minuti fuori dal frigo e diventerà perfetto. Scusate se ho la bocca impastata, ma io qua nel frattempo. Buono. Quasi mastica nel frattempo. Bene! Adesso vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Ah, prova assaggio! Buono, già abbiamo assaggiato. Vabbè, facciamone un'altra. Che dobbiamo fare? Tieni, questo? Gabri, dai. Com'è? Buonissimo. L'ho mangiato tutto. Buonissimo. Vediamo dopo. A dopo. Bene, avete visto com'è semplice fare questo torrone, quindi se anche voi credete nel potere della nocciola in tutte le sue varianti, questo è il momento giusto per preparare questo torrone, veramente stupire i vostri commensali a Natale, a Capodanno e perché no, anche a Ferragosto. E anche l'Epifania volendo, perché giusto. Il torrone. Allora ragazzi, è un torrone buonissimo, veramente amabile, scioglievole, ingrassevole, molto ingrassevole, ingrassevolissimevolmente, però... Se preso con criterio e in piccole dosi può essere un compendio alle feste veramente meraviglioso. Quindi, se preso con le pinze veramente sì. Può accompagnare queste festività o comunque bene, la vostra vita bene. In modo piacevole. Quindi basta, andatelo a preparare, mi raccomando condividete questo video e mi raccomando seguite le nostre ricette qui sul canale, condividete anche su tutto. Facebook. Brava, condividete tutto e mi raccomando andate in edicola perché il prossimo numero ci sarò io nudo per il calendario 2020. Wow! Va bene? Quindi okay. Vi... Un momento magico. Momento, inizio di manga, proprio. Un momento magico. Va bene, va bene. Diresti un momento magico? Beh, facciamolo dire a chi ci segue. A questo punto, secondo me, lo andranno a cercare veramente il calendario. Quindi chiudiamo il video prima che ci vengano a chiedere dove comprarlo. Noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video sulle vostre tavole. Ciao.